Quest'oggi a Salerno si segna una tappa importante per gli utenti della sanità salernitana. C'è l'esigenza di promuovere dei servizi al cittadino, ma soprattutto di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione in un processo che semplifica notevolmente quelli che sono i compiti dell'ASL, ma anche gli adempimenti che devono svolgere i cittadini. Ma guardi, il valore grande di questo tipo di iniziativa è la partecipazione di tutti gli attori della filiera del servizio, cioè da rappresentanti della cittadinanza ai rappresentanti politici e istituzionali, fino a tecnici e quindi rappresentanti anche della filiera, dei tabaccai, delle farmacie e via dicendo. Ecco, diciamo che il valore di iniziative di innovazione reale nella pubblica amministrazione è la partecipazione. Se tutti condividiamo l'innovazione, tutti la utilizziamo e ne beneficiamo i valori. Parte questo servizio per tutto il territorio, anche se sappiamo che diciamo è ancora una fase di sperimentazione, però ad ogni modo è importante che i cittadini riescano ad usufruire dei servizi erogati dall'ASL utilizzando altri canali che finora non esistevano, quindi in questo caso c'è stata una forte collaborazione, immagino, anche con altri settori e non solo della pubblica amministrazione ma anche del privato. Diciamo che sicuramente la partecipazione della filiera dei tabaccai dà una multicanalità al servizio, quindi non solo erogazione di servizi online piuttosto che di sportello, ma anche una delocalizzazione delle strutture sanitarie attraverso le farmacie, attraverso questa rete dei tabaccai. Un valore veramente forte è quello comunque dell'innovazione continua che l'ASL sta cominciando a percepire e a portare avanti. Parlo per esempio del coinvolgimento in linea amica, parlo della rete della FIASO, che è la Federazione delle Strutture Ospedaliere delle ASL. Insomma, diciamo che è innovazione reale quando riesce ad arrivare ad essere percepita dal cittadino. Quindi l'utilità del servizio a distanza da questo punto di vista è la vera novità. Una collaborazione, quella dell'azienda sanitaria con Linea Amica, che continuerà e ci riserva altre sorprese in futuro. Guardi, abbiamo iniziato da un anno, come Linea Amica Network abbiamo oltre 700 pubbliche amministrazioni accreditate e tra cui naturalmente i più grandi enti nazionali, parlo di IMS, INAIL, Agenzia delle Entrate e via dicendo. Quella naturalmente della collaborazione con l'ASL è una delle tante collaborazioni utili, però la rete più è ramificata e completa e più riusciamo veramente a risolvere il problema quando il cittadino chiama Linea Amica.